Secondo i dati rilevati su 108 aziende in provincia di Alessandria ed elaborati nell'indagine trimestrale che effettua Confindustria, l'economia in provincia di Alessandria è in una fase decisamente positiva rispetto al percorso di recupero che sta conducendo. Lo stesso trimestre dell'anno scorso veniva definito burrascoso. Questo è quanto emerge dall'indagine congiunturale che l'ufficio studi di Confindustria effettua ogni 3 mesi e che è appena stata presentata. È la numero 170 e parla di condizioni positive dell'industria, come sottolinea il presidente Luigi Buzzi, che dice si rafforza la fiducia delle imprese. Sì, le previsioni per il prossimo trimestre sono in campo positivo per direi tutti i parametri principali, cosa che ovviamente ci fa piacere e conferma, anzi rafforza quello che si è visto per il primo trimestre in cui c'era già stato un segno positivo. Quindi anche se vogliamo confrontare con l'anno scorso in cui si era iniziati bene, poi il secondo trimestre aveva lasciato qualche perplessità, e quest'anno diciamo siamo un po' più lanciati. E i numeri sia di produzione che di anche l'intenzione di investimenti sono positivi. Ecco, poi da settore a settore ci sono alcuni differenze spiegabili magari per alcuni dalla stagionabilità, magari per l'alimentare, altri da altre circostanze. Diciamo che c'è ancora una sorta di andamento altalenante che va monitorato, però complessivamente i dati sono meglio forse anche delle aspettative che avevamo. E in effetti gli esiti illustrati dal responsabile dell'ufficio studi di Confindustria Alessandria, Giuseppe Moneghini, raccontano che tutti i principali indici, dalla produzione agli ordini, dagli investimenti all'utilizzo degli impianti, registrano un aumento o comunque una stabilità rispetto al periodo precedente. In dettaglio l'indice di previsione dell'occupazione è stabile a più 5%, quello della produzione sale a più 17%. Sono in crescita anche gli indicatori degli ordini totali a più 17%. Gli ordini export a più 18. La previsione di ricorso alla cassa integrazione permane sempre molto bassa ed è in diminuzione.